E siamo tornati dopo un piccolo periodo di pausa a parlare di notizie extra, quindi di ufficialità, di mezze interviste, anche perché ora si sta molto polarizzando, diciamo, l'andamento dei media e delle notizie sul calciomercato che è appena iniziato, quindi parleremo anche di tante tante notizie ufficiali nel corso delle settimane di questo mese infernale. Partiamo però a questo punto in maniera decisa da un colpo a livello internazionale, comunque sia calciomercato internazionale che poi nostrano dalla Serie C alla Serie A. Montes è un nuovo calciatore dell'Espanyol, parliamo di un difensore classe 97 che si è messo in luce nei mondiali in Qatar con il Messico, un buon difensore centrale che arriva direttamente al Monterrey, quindi dalla sua nazione, dal Messico per 8 milioni di euro. Ha firmato un contratto di 6 stagioni fino al 2028, perché io intendo 6 nel senso che si parte dal 30 giugno 2022 per me. Comunque, vabbè, poi sono 6 stagioni fino al 2028. Un colpo comunque intrigante che l'Espanyol va a prelevare dal Messico per rafforzare il reparto difensivo e vedremo se fin da subito verrà schierato o meno. Cambio di guida tecnica in Eredivisie. Il NAC Breda infatti non ha più Molinar sulla sua panchina, viene infatti esonerato a causa della fiducia insufficiente da parte del club, ovviamente un NAC che in seconda divisione, ho detto Eredivisie, intendevo Olanda, comunque in seconda divisione olandese non sta di certo entusiasmando. A livello attuale si trova 14esimo con soli 21 punti raccolti e quindi società che ha voluto dare una scossa alla squadra, all'ambiente, cambiando la guida tecnica. Di altre notizie, Criscito torna al Genoa. Certi amori non finiscono mai, come dice qualcuno, ed è quindi un ritorno importante. Nonostante lo stesso Criscito avesse appeso gli scarpini da chiodo qualche mese fa dopo la parentesi in Canada, in Canada ovviamente, Canada è tanto per, cioè, vabbè, comunque lasciamo stare. Criscito quindi riparte dal Genoa. E per questa stagione, o comunque adesso il contratto che ha siglato non me lo ricordo. Comunque ricordiamo che è un terzino, ovviamente, che un classe 86, quindi ormai 36enne, e ha firmato, ecco, fino alla fine della stagione. Quindi per i prossimi 6 mesi dovrà dare una mano al Genoa di Gilardino, che nel frattempo è stato confermato, e ne parleremo poi nei prossimi video. Dovrà cercare di dare una mano a Genoa per ottenere una promozione che definirei doverosa per una squadra che rappresenta una città come Genova per potenzialità economiche e di tutto questo tipo, no? Vedremo se riuscirà a calarsi nella categoria. Non sarà facile perché la B non è un campionato facile. Che ti chiami in qualsiasi modo, hai il cognome che vuoi, è un campionato complicatissimo. Devi ovviamente saperti calare nella categoria. Ce la farà Criscito? Vedremo. Comunque, un giocatore che anche solo a livello di spogliatoio può dare tanto. La Feralpi nel frattempo si rinforza, squadra che vuole cercare di confermare l'alta classifica che finora sta centrando in Serie C nella Girone A e annuncia un under, ovvero Pietrelli, centrocampista 2003, calciatore che ha sottoscritto il primo contratto professionistico proprio con la Feral Pisalò. Era arrivato specificatamente, come si dice, dal Bologna, dalle giovanili del Bologna l'estate scorsa, e ha firmato ora un contratto fino al 2025, blindato quindi da parte della Feralpi, che è attenta anche a queste dinamiche di giovani e di futuri prospetti. La Torres cambia la guida tecnica, infatti è stato ormai interrotto il rapporto con mister
greco. In realtà notizia che mi ha un po' lasciato interdetto, nel senso che è arrivata quasi a inizio anno, cioè me l'aspettavo magari un pochino prima, perché comunque la Serie C è finita sì una settimana fa, però evidentemente hanno dovuto pensarci abbastanza. Una Torres che da neopromossa comunque è tredicesima in classifica, 21 punti raccolti, a 10 punti dai playoff, però con un discreto vantaggio sui playout. Poi in quel frangente, a parte dalla Fermana in giù, sono tutte lì, quindi ci vuole poco per rientrare nella morsa della zona playout, però evidentemente la società ha voluto dare un'aria nuova all'ambiente di Sassari, anche perché la Torres è lì. E vedremo a questo punto cosa potrà fare il nuovo mister, che risponde a nomi di Sottili, allenatore comunque di esperienza. Tra le altre anche ex Pistoiese, un mister che conosce molto bene la categoria, che potrà sicuramente far bene. Avrà anche qualche settimana, perché se non sbaglio la Serie C torna il 14 o giù di lì, comunque non torna così tanto presto, quindi avrà anche tempo per poter integrarsi nel gruppo e far comprendere ai calciatori i propri meccanismi. Vedremo a questo punto se sarà in grado di farlo o meno, anche perché sarà importante centrare la salvezza per la Torres. Diarra è un nuovo calciatore del Cadice. Torniamo quindi in Spagna, colpo sicuramente importante per un Cadice che lotta per una salvezza che non sarà così facile centrare. Infatti lì in basso sono tutte abbastanza in difficoltà. C'è anche tra l'altro il Siviglia, c'è il Celta Vigo, sono squadre che comunque, avendo anche potenzialità economiche e di nomea importanti, si possono tirar fuori in qualsiasi momento, quindi per il Cadice salvarsi non sarà facile, tanto che si sta comunque cercando di rafforzarsi sul mercato. Arriva un centrocampista classe 98, ex Salisburgo, un calciatore molto intrigante che in Liga potrebbe dare una mano. Ha firmato fino al 2027, quindi 5 anni di contratto. E rinforzo importante per un Cadice che cerca quindi di migliorare la rosa al fine del raggiungimento dell'obiettivo salvezza. Blind lascia ufficialmente l'Ajax, rescinde il contratto dopo quindi, tra l'altro, anche il fallimento, arrivato comunque quarti con l'Olanda ai mondiali, però un mezzo fallimento mondiale. Blind si svincola, rescinde il contratto con l'Ajax, quindi termina anche questo rapporto ormai pluriennale. Terzino che quindi è attualmente svincolato, vedremo se qualcuno vorrà investirci sopra. È comunque un classe 1990, si parla dell'interesse preponderante dell'Anversa nei suoi confronti. Vedremo se andrà quindi in Belgio, rimanendo comunque nelle Fiandre. Vediamo un po'. Nel frattempo, di altre notizie particolari, sempre rimanendo in termini di ufficialità, ecco, parliamo di CT, perché Moriyasu viene confermato sulla panchina del Giappone fino al 2026, quindi dopo comunque aver compiuto un buon lavoro, perché il Giappone ha dimostrato tanto. Poi è uscito ai rigori con la Croazia, ma ai rigori può capitare un po' di tutto. Se l'è giocato fino all'ultimo, è arrivato in primo ai mondiali in un girone con Germania e Spagna, comunque giocando un buon calcio, con grandi intensità, con idee anche tattiche importanti. Quindi la sua conferma secondo me era doverosa fino al 2026, e chissà che comunque in territorio asiatico non possa poi vincere qualche competizione internazionale. È una squadra comunque molto forte, che ha tutte le potenzialità per farlo in questo senso, ecco. Ma detto ciò, tornando a parlare di nostri campionati, la Turris ha annunciato Fontana sulla propria panchina. Dopo aver avuto 44 allenatori diversi, in primo luogo Kanzi, che ora sta facendo gli sfracelli al Pontedera, poi è arrivato Padalino, anche lì. Diciamo, non è sicuramente stata una bellissima parentesi. È arrivato Di Michele,
peggio mi sento, ora si punta sull'ex mister dell'Imolese, ovvero Fontana, allenatore comunque di buon livello per la categoria, che avrà il compito di portare la salvezza a questa Turris, che credo inizio anno avrebbe voluto magari puntare a qualcosa in più, perché ogni anno credo che lotti per i playoff, però quest'anno si sta ritrovando in grande difficoltà. Contratto fino al termine di questa stagione, tra l'altro anche ex mister del Cosenza, e chissà che non possa portare la salvezza una Turris comunque, che adesso non mi ricordo se, allora Kans sicuramente non lo paga più, però mi sembra che sia Padalino che Di Michele siano sotto contratto, quindi questo sarebbe il terzo allenatore sotto contratto, e a livello economico non è certamente qualcosa di così positivo. Il Club Brugge esonera Oefkens, notizia abbastanza così inaspettata, perché non credo che comunque dopo un percorso abbastanza positivo anche in Champions, se non ricordo male, il Club Brugge è arrivato agli ottavi di finale in effetti, e tra l'altro nel girone con l'Atletico, con il Leverkusen se non sbaglio. Comunque in un giro anche abbastanza difficile, è arrivato primo il Brugge o secondo, comunque si è qualificato agli ottavi. Nonostante ciò, evidentemente a livello di gioco la società non è più convinta del lavoro di Oefkens, e quindi ha voluto esonerare il mister. Si parla già di diversi altri profili che potrebbero sostituirlo, così rimpiazzarlo. Vedremo. Un Club Brugge tra l'altro anche abbastanza lontano in effetti dal primo posto in campionato, perché a 12 punti dal Genk primo, per una squadra come il Brugge abituata a vincere il campionato, sono un pochino tanti, quindi in un certo senso anche forse scelta comprensibile. Camanzi è un nuovo calciatore del Tolosa, primo colpo di calciomercato per il neopromosso Tolosa, arriva direttamente dalla Norvegia, nello specifico dal Tromso, calciatore molto intrigante, parliamo di un terzino destro, classe 2000, quindi giovane, che arriva per circa 600.000 euro, quindi una cifra abbastanza esigua per le casse del Tolosa, e firma fino al 2026. Ripeto, profilo intrigante che arriva da un campionato in netta crescita come quello norvegese, ma più in generale la regione del calcio scandinavo, diciamo così, e chissà che non possa dare una mano ad una squadra comunque come il Tolosa, che avrà l'obiettivo di centrare una salvezza che quest'anno in Francia, per quello che vi sto dicendo ripetutamente, quindi per il fatto che sono quattro retrocessioni, sarà complicatissimo centrare, però scommessa intrigante. E direi che possiamo parlare a questo punto di notizie delle più svariate, a partire, anzi no, altro colpo o comunque operazione intrigante, quella che riguarda Buitink, altro classe 2000, ma in questo caso stiamo parlando di un attaccante di una prima punta che riparte dal Fortuna Sittard, attaccante olandese, che viene ceduto in prestito dal Vitesse, calciatore che non ha trovato molto spazio nel Vitesse in questa prima parte di stagione, e quindi si è voluto mandarlo in prestito, sempre comunque nelle Eredivisie, ma al Sittard. C'è anche inserito un diritto di riscatto, e vedremo se poi il Sittard per l'appunto vorrà esercitarlo. Come dicevo, parliamo un po' di notizie particolari. Purtroppo da commentare è la morte di Pelé, che ha un po' scosso tutti gli ambienti calcistici, in particolare quello brasiliano. Dispiace tantissimo, comunque alla veneranda età di 82 anni, quindi non era più sicuramente così giovine, però è sicuramente un'altra leggenda del calcio che ci lascia dopo Maradona 2 anni fa, quest'anno solamente tra Raiola, Jano Laferla, lo stesso Sconcerti, Mihajlovic ovviamente. Veramente è un anno abbastanza così critico, e purtroppo appena prima del suo culmine, ecco, del 2022, anche quest'altra morte ci è sopraggiunta. A questo punto però parliamo di Juve. Infatti è stato approvato il bilancio della scorsa stagione, che recita un meno 280, 238, scusate, milioni di euro. Quindi bilancio negativo per più di 200 milioni per una società in grande difficoltà, nell'occhio del ciclone, per
il caso plusvalenze, per ovviamente ciò che riguarda le dimissioni dell'intero CDA, riciclaggio, cose, falso in bilancio, di tutto e di più, e squadra che comunque ha dovuto rivoluzionarsi in termini di dirigenza, in termini di CDA, e a questo punto servirà comunque un nuovo corso, evidentemente. E a questo punto, un'altra notizia, tra l'altro, che riguarda proprio un ex Juventus, è Jean-Claude Blanc, ex CEO del Paris Saint-Germain, che riparte in questo caso dal Nice. No, riparte dal... Un attimo che devo ricordarmi perché non mi ricordo. Comunque, ex dirigente della Juve diversi anni or sono, e a questo punto invece è ripartito. Niente, non me lo vogliono dire. Niente. Aspetta che lo cerco un attimo e arrivo da voi. Da voi. Poi abbiamo diverse, tra l'altro, anche notizie particolari. Allora, eh no, non è più il direttore generale del PSG. Tra l'altro, comunque, diversi anni, credo forse anche nel periodo, no, post periodo Calciopoli, no, anche nel periodo Calciopoli in realtà è stato alla Juve, anche presidente della Juventus una certa. E quindi lascia comunque il Paris Saint-Germain. Questa è la prima, adesso ve lo cerco meglio, mannaggia alla sorella. Vediamo un po' se... Allora, lascia il Paris dopo 12 anni, diventerà il nuovo CEO di Ineos Sport, quindi di un nuovo gruppo. Lascia quindi però la presidenza del Paris e lascia così la Francia. Dopo 12 anni, comunque, in cui sicuramente ha raggiunto anche risultati a livello sportivo importanti. Il Caen è stato espulso a tavolino dalla Coupe de France per aver schierato nel match contro il Virois un calciatore squalificato, ovvero Diedune Gaucho. Quindi Caen squalificato e il Virois passa così a tavolino ai sedicesimi, in cui affronterà il Nantes. Notizia un po' particolare. La Fidelisandria ha comunicato che nessun tesserato rilascerà dichiarazioni fino a fine anno. Questa è una notizia di ormai una settimanella fa abbondantissima, però particolare perché ci fa capire il momento di una squadra come l'Andria, che ha cambiato la direzione sportiva 44 volte, ha cambiato allenatore 44 volte, comunque squadra in difficoltà, e adesso neanche più si rilasceranno conferenze o dichiarazioni fino comunque alla fine del 2022. Con il ritorno in campo all'inizio 2023 si ritornerà a parlare, però ripeto, società in difficoltà nonostante tutto. Ecco, altra notizia che mi ha fatto un po' così rabbrividire riguarda il fatto che Italia e Romania si stanno contendendo un talento del Milan. Parliamo in questo caso di Andrei Kobis, difensore centrale che può giocare anche come terzino, capitano della primavera del Milan. Egli è cresciuto a Milano, da genitori però rumeni, tanto che infatti ha fatto la trafila nelle giovanili della Romania. Il problema è che adesso anche la nazionale italiana sarebbe interessata a prenderselo, proprio grazie al fatto che lui comunque credo abbia il passaporto italiano, abbia tutte le carte in regola per essere considerato come tale. Però io voglio riflettere su sta cosa, ma possibile mai che si può fare anche il calciomercato tra nazionali? Ma come, cioè, io onestamente, una cosa che un po' mi fa rabbrividire, cioè, abbiamo già il calciomercato tra club, ma si può fare tra nazionali? Ma uno, no? Ma uno, per quanto abbia 49 passaporti,
Ma uno si identifica in una nazione, quella è, non è che un anno è rumeno, l'anno dopo è italiano, poi diventa brasiliano perché c'è il bisnonno che è nato in Brasile, poi diventa giapponese perché ha il trisnonno giapponese. Cazzo vuol dire? Uno è di una nazione, punto e basta. Cioè, non stiamo parlando di club, non può esserci il calciomercato tra nazionali. C'è una cosa che mi ha fatto rabbrividire, purtroppo uno. Ma poi è il calciatore che deve scegliere, non è che è la nazionale che sceglie. Che dà pressioni, è lì il calciatore che sceglie se si sente più rumeno, più italiano, più quello che volete voi, ma non si può, pure il calciomercato tra nazionali, che dovrebbe essere una cosa che uno sente dentro di sé. Io veramente queste cose mi fanno un po' rabbrividire, però va bene così. E di altre notizie, andiamo in Serie D, parliamo infatti di Poggi Bonsi, perché novità a livello di organigramma. Infatti, il Poggi Bonsi tramite un comunicato ha annunciato, nell'ottica di un consolidamento strutturale e nella prospettiva di crescita del club, ha annunciato la nascita del consiglio del Poggi Bonsi. Quindi, alla compagine societaria precedentemente presente, si affianca anche un nuovo consiglio. Quindi, oltre alle cariche che il presidente Vellini, il presidente Leonardo D'Aloisio, il vicepresidente Volterrani e il direttore generale Guidi già ricoprono, e si formerà nei prossimi giorni un nuovo organismo, un consiglio, sempre legato comunque alla società, al Poggi Bonsi, ma formato dai rappresentanti delle maggiori aziende del territorio che ovviamente sostengono il club, quindi sostengono i Poggi Bonsi. Quindi un consiglio che riguarda i principali esponenti degli sponsor, dei collaboratori del Poggi Bonsi. Questa è un po' la novità, come si legge dal comunicato, come si evince dalla comunicato nell'ottica della crescita del club. A questo punto, visto che abbiamo ancora tempo, tornerei a parlare di notizie un po' così. Allora, tema Russia. Anche qui la Russia si trova di fronte a un bivio, perché anche internamente sono poco convinti, se vogliamo, perché alcuni dicono rimaniamo in Europa a giocare, nonostante la FIFA impedisca di partecipare a competizioni europee, sia in termini di europeo, quindi nazionali, ma anche in termini di club, tanto che infatti diversi hanno proposto di accedere, di aggregarsi alla Federazione Asiatica e quindi di aggregarsi all'AFC, dove tra l'altro potrebbe vincere a mani bassissime uno Zenit, proprio in maniera. Il problema è che, ecco, se sì, nel caso in cui dovessero aggregarsi all'Asia, in termini di prettamente di club, perché poi di nazionali ci sarebbe un problema relativo, per quanto il presidente della Federcalcio russa abbia dichiarato che la volontà è quella di partecipare alle qualificazioni per i mondiali del 2026, quindi per i prossimi mondiali si vogliono partecipare alle qualificazioni, in che modo, se la Russia è ancora in guerra, non lo so, però a parte questo, a livello di club sarebbe un problema importante. Perché immaginate voi uno Zenit che deve andare a giocare a Singapore, dovrebbe fare 44 miliardi di chilometri e spendere 30 miliardi di euro, cioè sarebbero trasferte belle lunghe, ecco, solamente per giocare la AFC Champions League, però vedremo un pochetto quello che sarà il nostro futuro, in questo caso il futuro della Russia. Ma notizia importante, direi molto ma molto importante, riguarda il discorso processi, perché negli ultimi giorni si è, tramite una legge, comunque una conversione in legge, stabilito che riguardo alle controversie, riguardo all'ammissione ai campionati, il tema è quello, processi, scusate, e i vari gradi di giudizio per essere ammessi ad un campionato, ecco,
si sarà di fronte, tramite, ripeto, una decisione ormai ufficiale, ad un procedimento di fronte alla giustizia amministrativa con rito abbreviato. Quindi ciò vuol dire che si riducono notevolmente i tempi di giudizio riguardo a quei club che fanno ricorso nel caso in cui non vengono ammessi a un campionato. Ricordiamo il caso Chievo, che lo stesso Gravina ha citato, adesso ne parliamo, dove ci sono stati 27 decisioni tra consigli di Stato, TAR e mica TAR. E non è ammissibile perché non si può aspettare 9 anni per avere una decisione ufficiale. E questa notizia, quindi, del procedimento con rito abbreviato è sicuramente più che positiva perché permette di ridurre i tempi, diciamo, burocratici riguardo a scelte che storicamente ci hanno impiegato mesi, mesi e mesi, addirittura hanno fatto anche qualche anno fa ritardare l'inizio dei campionati. E Gravina infatti dice: era, no, era una nostra esplicita richiesta che consente maggiore certezza in fasi molto delicate come quelle dell'iscrizione ai campionati. Non è possibile arrivare ad un giudizio definitivo dopo oltre un anno e mezzo come è successo con il Chievo. Questo è quello che intendevo io. Quindi importantissimo ciò che è successo. Quindi che è stato deciso con il procedimento con rito abbreviato anche per il calcio, diciamo, e in particolare per questi avvenimenti, cioè prettamente riguardo, ripeto, alla missione ai campionati. E di altre notizie, io, beh, sono tantissime notizie ufficiali, ma di cui tratteremo in un prossimo video. Io a questo punto chiuderei con, allora, due interviste. E partiamo da qui. Questa a Pecini, attuale dirigente dello Spezia, nello specifico DS dello Spezia, riguardo al motivo per cui, secondo lui, ovviamente, la Serie A snobba i giovani. E Pecini dice, ma giustamente in un certo senso difende i settori giovanili perché non è che può dire che sono una merda, anche perché lui li rappresenta in un certo senso e dice però: i settori giovanili in Italia lavorano bene, quelli virtuosi non sono pochi, mi vengono in mente l'Inter, l'Atalanta, l'Empoli, il Torino e il Genoa. Quello che invece andrebbe cambiato è il sistema che accompagna i giovani nella prima squadra. Un ragazzo proveniente dalla primavera di Milan, Juventus e Inter oggi non è pronto a giocare in Serie A, in quel top club. Io penso che la seconda squadra debba diventare un passaggio fondamentale, quindi ritorna il tema seconde squadre che tanti club sembrano essere interessati ad abbracciare, ma altri, come per esempio Milan e Inter, su tutte no. Giustamente Pecini dice che comunque qualcuno lavora bene. Il problema è che i ragazzi che poi dalla primavera devono passare in prima squadra fanno molta fatica perché ovviamente il livello è nettamente diverso. Deve esserci un qualcosa che in mezzo possa cercare di dare più opportunità e di far fare più esperienza ai giovani. E questo qualcosa di mezzo per Pecini è la seconda squadra, che è un'idea che comunque in tantissimi altri paesi stanno portando avanti da anni. La Spagna, in un certo senso anche in Francia, in Germania, in Inghilterra, dove comunque ci sono le squadre delle riserve. Da noi non c'è neanche quello, non ci sono neanche le squadre delle riserve. E quindi non c'è un passaggio di mezzo per l'appunto per i giovani per accumulare più esperienza e servirebbe tanto proprio per la loro crescita. Quindi speriamo che in questo senso ci si faccia qualcosa. Ultimissima sfogo di Bandecchi nel post Frosinone Ternana, match in cui la Ternana è uscita sconfitta per 3-0 e Bandecchi si è scagliato contro alcuni tifosi che hanno lanciato degli oggetti, comunque hanno fatto sì che poi la Ternana ricevesse multe, perché poi quando i tifosi adottano questi atteggiamenti diciamo negativi, chiamiamoli così, poi ci va di mezzo la società che deve pagare multe su multe. E Bandecchi dice: voi non vi meritate un cazzo, siete solo esaltati nei momenti positivi e delle merde inutili in quelli negativi, collegate il cervello che solo così sarete utili. Se no smettete di rompermi i coglioni perché la bottiglia di oggi ve la rimetterò nel culo. Io non sopporto i dementi. Poi
Può anche pubblicare il mio pensiero perché non ho bisogno di essere in mille. Vabbè, qui fa riferimento forse al fatto che gli ultra, per sentirsi forti, devono essere in tanti, perché da soli poi tendenzialmente non, cioè uno contro uno sarebbero alla portata, poi ovviamente in mille sono forti, la legge del gruppo, come gli animali che attaccano in gruppo perché da soli farebbero fatica, un po' quello è il discorso secondo me, le ultime tre righe. Parte però questo riferimento un po' particolare, in un certo senso mi trovo d'accordo, cioè io capisco Bandecchi, è uno sfogo esagerato, su quello non ci piove, però ha ragione, nel senso che quando dice che siete esaltati quando si vince, poi quando si perde rompete il cazzo. Ha ragione, bisogna trovare un equilibrio. Purtroppo però per alcuni tifosi così non è, anche proprio per la natura in sé del tifoso, anche se non dovrebbe essere così. Però io in un certo senso lo capisco, per quanto, ripeto, nei termini sia un po' esagerato, ma evidentemente l'hanno portato un po' al limite. A parte che Bandecchi è un tipo un po' particolare, che se gli parte la brocca è un po' su di giri, però evidentemente, ripeto, i suoi motivi comunque ce li ha. Non è che vado contro così per partito preso. In un certo senso ha ragione, poi sbaglia a utilizzare termini così, però non ha tutti i torti, diciamo così. Io però a questo punto mi fermo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.